luogo può essere un mezzo per ridisegnare le città e allo stesso tempo proporre nuove visioni politiche? Sì, noi stiamo sperimentando le serre proprio per quello. Probabilmente l'unica chiave possibile per fare questo è includere altre persone, altre comunità di interesse, fare in modo che un luogo non sia appunto una cosa di nessuno, ma sia una cosa di tanti qualcuno che poi concorrono nel fare una cosa di tutti. Quindi lo può essere sicuramente se c'è dietro una strategia, un metodo di inclusione. L'arte pubblica come può creare un nuovo approccio al turismo? La sfida che stiamo cercando di realizzare in qualche modo in questo posto, ma non solo, è di portare tanti pubblici diversi che in qualche modo si trovino insieme occasionalmente, non per una decisione precisa di trovare quell'altro, ma perché è un luogo che raccoglie tanti interessi e l'arte è un vettore di questa cosa, è un acceleratore di questa cosa, può triplicare, quadruplicare, rendere alla N questa potenzialità di attrarre altre persone, di creare questa contaminazione, questa ibridazione occasionale ma non solo, e in questo modo per valorizzare per quello che abbiamo.